Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Alice Campello e Alvaro Morata sono di nuovo insieme, ma non per amore. A poco più di un mese dall'annuncio della loro separazione, la coppia ha attirato ancora una volta l'attenzione dei media, lasciando molti fan sorpresi. Fino a poco tempo fa, l'influencer e il calciatore sembravano una coppia perfetta, seguiti da migliaia di follower sui social, che si appassionavano alle loro vicende familiari. Dietro le quinte, però, la realtà era molto diversa. Dopo settimane di speculazioni, molti hanno iniziato a chiedersi cosa fosse davvero successo tra i due. Tra i tanti rumors, si parlava di tradimenti da parte di Morata o di un possibile flirt tra Alice Campello e il motociclista Andrea Iannone. Alcuni ipotizzavano anche una lontananza emotiva che aveva reso difficile la convivenza. Tuttavia, sia Alice che Alvaro hanno negato tutte queste voci, spiegando che la loro separazione è stata causata da incomprensioni sempre più frequenti. Nonostante la fine della loro storia d'amore, i due continuano a incontrarsi per il bene dei loro figli. Recentemente, sono stati fotografati insieme a Madrid mentre accompagnavano i gemelli Alessandro e Leonardo a scuola. Questo incontro non segnala un ritorno di fiamma, ma piuttosto l'impegno di entrambi come genitori. Durante l'incontro, però, l'atmosfera è apparsa piuttosto tesa, senza traccia di sorrisi o momenti di serenità. Un dettaglio inedito rivelato dal magazine che ha aggiunto ulteriore chiarezza sulla loro crisi. Pare che la tensione sia esplosa durante la festa per la vittoria della Spagna agli europei. Dopo il celebre bacio scambiato sul campo, Alice avrebbe preferito festeggiare in privato con i figli e gli amici, mentre la famiglia di Morata era presente, causando un forte malumore. Ora, gli avvocati delle due parti stanno lavorando per trovare un accordo definitivo, mentre il clima rimane ancora carico di tensione. Cosa pensate di questa situazione? Lasciate un commento! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!